Bene, buongiorno. Io ho desiderato questa mattina accogliervi, visto che l'afflusso è lungo un range che va più o meno attorno ai 45 minuti e invece siamo a 35 rispetto alle 9, con un filmato che ne dura 42. Perché il filmato, buongiorno, architetto, perché il filmato che ne dura 42 è sul tema della nostra mattinata, cioè quello del turismo industriale e dell'identificare insieme delle possibilità di promuovere e avviare iniziative del turismo industriale in coerenza con quello che viene oggi praticato nella vostra regione. E quindi questo filmato che ho recuperato sulla rete di Rai Storia. Fatto circa da attorno agli anni 70-80, fornisce alcuni elementi per me molto importanti. Mi sono cimentato nella preparazione di questa giornata, così come si fa per qualunque ricerca, cioè cominciando da un'indagine che non è più solo bibliografica, ma oggi, grazie a internet, è anche un'immagine sitografica o videografica, e quindi si trovano sono sedimentate nella rete delle esperienze molto interessanti. Quindi, per chi non l'ha visto tutto, fa parte del materiale che gli amici di Neopat vi consegneranno, come tutto ciò che ha a che fare con questi 2 giorni e che può essere ripetutamente visualizzato e combinato a piacere secondo le vostre esigenze. Vi consiglio di dedicare del tempo perché io ho imparato tantissimo, avevo delle lacune enormi sulle vostre attività e continuo ad averle, però è un modo interessante per avvicinarsi alla storia della Puglia, ma soprattutto si mettono in luce delle dominanti che affondano le loro radici nei secoli e che in qualche modo, combinate tra loro, definiscono i colori di questa regione o le opportunità, le tante opportunità di turismo, un turismo culturale, un turismo che è vincolato al grande patrimonio storico che esiste, alle vestigia e agli scavi archeologici che si trovano, ma è anche molto legato alle attività economiche che vengono ben visualizzate. Pensate, immagini di 40 anni fa, confrontate con il periodo attuale, l'impulso che ha avuto la meccanizzazione soltanto nell'agricoltura, ma quanto sia importante la memoria di quei mestieri, no? Di quella destrezza che c'era non so, ad esempio nel avvolgere o preparare i govoni di grano, oppure caricarli nell'imballatrice, cioè tutta una parte che ha a che fare anche con un turismo di scoperta economica, per cui dedicateci, se lo ritenete, un po' di tempo. Questo è un suggerimento che mi sento di darvi. Poi, per entrare nell'argomento di oggi e quindi per focalizzare l'attenzione su ciò che ho trovato io della Puglia e che dovrete aiutarmi voi a completare, dobbiamo fare ancora un passaggio terminando solo alcuni punti, ma che ritengo importanti per il discorso che affrontiamo oggi, che abbiamo iniziato ieri. Quindi questa lettura del turismo industriale, delle condizioni che lo rendono un affare sia per la regione urbana, diciamo, sia per il mondo pubblico che per il mondo privato, un passaggio necessario attraverso ancora alcune sottolineature. Allora, parliamo tutti del fatto che andiamo in un'economia globalizzata. Un'economia globalizzata che porta dei cambiamenti strutturali nell'economia stessa. Da 1950 in avanti le città industriali dell'Europa e del Nord America hanno cominciato a affrontare e a vivere un declino industriale. Quando vi dicevamo guardiamo alle trasformazioni che avvengono in un'impresa, collochiamole nello spazio e nel tempo, possiamo anche renderci conto che in un certo momento le imprese possono non più essere qua, ma per ragioni di convenienza economica delocalizzare, come si dice. Quindi le ritroviamo da qualche altra parte. Questo significa che l'economia del territorio che stavamo considerando, che era fatta della presenza di un certo numero di imprese, soffre di un declino per quanto riguarda l'apporto del settore industriale e si spera che venga rimpiazzato da qualcun altro. D'altra parte, se nelle città, nelle regioni urbane, oggetto di studio erano state sviluppate delle attività,
e ne vengono delocalizzate alcune in funzione di altre condizioni più vantaggiose che offrono altre località, è verosimile che questo cambiamento della struttura faccia sì che nel territorio di partenza rimangano alcune attività strategiche, ad esempio il design, ma la produzione vada a milioni o già migliaia di chilometri di distanza. E questo cosa vuol dire? Che aumenta l'interdipendenza tra le località, anche molto lontane, ma questo fa anche sì che questa crescita di interdipendenza abbia rafforzato la competizione tra regioni urbane. Solo la settimana scorsa c'era un filmato che andava nei telegiornali, che raccontava di una iniziativa fatta nel Canton Ticino, appena oltre Chiasso, che si chiamava Benvenuta Impresa, non so se l'avete visto, ed era il modo che ha la Svizzera di attrarre i nostri imprenditori, dimostrando loro che tutto ciò che noi vediamo come un'incertezza sull'asse dei tempi, per venire al discorso di ieri, cioè i tempi per ottenere delle autorizzazioni preventive rispetto all'avviamento dei lavori, eccetera, eccetera, vengono risolti improvvisamente. No? Quindi questo fa sì che ci sia una competizione tra regioni più o meno lontane. A me è capitato di visitare un'area industriale nella foresta in centro alla Malesia, dove c'era la Philips che aveva portato la sua produzione. Quindi un'attività sembrava di vedere un satellite, un qualcosa di completamente avulso da quella realtà. Eravamo in mezzo alla foresta, c'erano delle persone che lavoravano in impianti tecnologicamente molto evoluti, persone con la divisa perfetta, pulita, eccetera. Per arrivare nella foresta si sono fatti 60 km di strada sterrata su un pullman. La strada sterrata era affiancata da baracche nelle quali vivevano queste persone. Per costruire questo lotto produttivo da parte di investitori privati è stata distrutta una parte di foresta. E lì c'erano due ragioni che rendevano molto interessante quella localizzazione. Naturalmente una è il basso costo della manodopera, l'altra ragione era il fatto di avere un investitore privato che vendeva lotti di oggi potremmo dirle qua, di area industriale, tutti attrezzati, quindi in mezzo alla foresta avevi l'energia elettrica, il modo di scaricare e depurare i tuoi reflui, eccetera, eccetera, ma soprattutto c'era appena ad un'ora di barca, Singapore, quindi tutto ciò che è la piazza finanziaria di Singapore, il collegamento col mondo degli affari in un contesto totalmente artificiale come è Singapore, ma che ti mette rapidamente in contatto col mondo. Quindi competono, in quel caso pensate all'origine della Philips, l'Olanda, competono posti che sono davvero a migliaia di chilometri. Quindi le località sono in una gara molto attiva per quanto riguarda i cittadini, i visitatori, gli investitori, le aziende, quando la produzione diventa più frammentata e dispersa. No? Quindi queste cose le stiamo soffrendo. E questo sono dei trend che sono stati identificati nell'industria e che quindi hanno portato poi a studiare i cluster, eccetera, eccetera, perché la competizione, cioè lo spostamento delle industrie e quindi la crescita, che più che industrie parliamo di attività economiche in generale, può ripercuotersi in termini di minor capacità di attrarre i turisti, minor capacità di attrazione anche per quanto riguarda il turismo. Quindi sono stati studiati i cluster, sono stati studiati i distretti e si è pensato di introdurre delle condizioni favorevoli affinché anche le industrie turistiche potessero trovare occasione di raggruppamento per far fronte a questa competizione che c'è tra le regioni. Salto la parte che riguarda l'impatto che hanno le ICT, quindi le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Quello che è interessante è l'ultimo pezzo, cioè i nuovi mezzi di comunicazione
non hanno ridotto, in realtà hanno aumentato la velocità del trasferimento delle informazioni, ma non hanno ridotto la necessità di incontri face to face. Cioè, per quanto possa essere interessante una laurea telematica, per quanto possa essere interessante l'erogazione di formazione attraverso Skype o spedendovi dei video, probabilmente è diverso rispetto all'interazione che possiamo avere qua. Quindi questo fa sì che le città siano ancora i motori della crescita economica, e poiché le attività economiche vengono ad aggregarsi in istituzioni sociali o regionali che sono dei network che si sviluppano via via. Quindi questo non può essere sostituito dalle tecnologie dell'informazione. Le attività economiche tendono a raggrupparsi attorno alle città, alle quali sono legate da elementi comuni e complementari. Quindi abbiamo detto si aggregano sia per filiera produttiva, quando il ciclo produttivo si frammenta in seguito alla specializzazione che consentono le tecnologie, sia perché si sviluppano dei servizi, quindi che sono al di fuori del ciclo produttivo vero e proprio, ma che possono far lavorare meglio l'impresa. Quindi tutto ciò che è spedizioniere, ad esempio, funziona per un tipo di imprese, ma anche per tante altre imprese. Però è probabile che si sviluppi soprattutto dove si manifesta la prima domanda di spedire prodotti. Quindi pensate ai portali dell'e-commerce. Devono esserci dei prodotti che devono essere spediti in qualche modo, no? E quindi vanno a svilupparsi soprattutto laddove ci sono delle attività che manifestano questa necessità di accedere ad un mercato globale. E su questo vi presento un paio di interventi, e avrete i video anche sul materiale, che sono stati realizzati all'interno di un convegno condotto a Viareggio nel 5 aprile scorso, quindi molto, molto recente, e piombo in questi interventi perché il convegno parlava proprio delle reti di imprese dei distretti turistici. Parliamo di Viareggio, parliamo di Toscana, parliamo di una regione che per proposte di tipo culturale, di turismo anche naturalistico, turismo legato alle attività economiche e al mare, può avere delle analogie, in modo da arrivare a parlare poi di Puglia. Allora, la constatazione iniziale che svolge il professor Bellandi, alla quale segue, che è un economista d'azienda, alla quale segue quella di un collega che si chiama professor Dalli e che trovate anche nel materiale, è che il distretto industriale, inteso come concentrazione di piccole e medie imprese specializzate in grado di competere sul mercato, è un concetto che ormai è stato oggetto di frequenti approfondimenti. Infatti vi ho detto, vi ho comunicato ieri, che il distretto industriale, così come lo definisce Porta, cioè un gruppo di imprese interconnesse ed istituzioni associate operanti in un particolare campo, territorialmente contigue e collegate da elementi di comunanza e di complementarietà, si è sviluppato naturalmente nel tempo. Quindi pensate a Biella, la lana, pensate a Prato, la lana, ma con due filiere completamente diverse. Una era maggiormente rivolta, quella di Prato, al recupero dei cascami di lana e degli stracci. Quella di Biella era, come dicono i nostri imprenditori biellesi, la lana nobile, delle fibre nobili, cashmere e tutto ciò che rientra in questo, quindi pura lana vergine. Si sono sviluppate imprese e attività in quei territori perché c'erano delle ragioni particolari. All'inizio naturalmente la disponibilità della materia prima, ma poi è cresciuta una cultura legata ad un prodotto che oggi, essendosi modificate le imprese, è oggetto o soggetto di turismo industriale, di turismo di scoperta economica, rendendo disponibili sia musei d'impresa, sia delle eredità bellissime di costruzioni, di antiche costruzioni di filature o tessiture, e sia di imprese che offrono visite d'impresa. Allora, se questo è il distretto che studia Porter e che si è andato a formarsi nel tempo e che è stato anche autorevolmente studiato da tanti geografi che si occupano di geografia regionale, soprattutto italiani, le logiche che lo governano sono
quelle che vengono riassunte qua, un distretto è un insieme di imprese e di istituzioni, quindi non abbiamo solo imprese, condizionano le possibilità di sviluppo delle imprese, in senso lato, manifatturiere, ma anche turistiche, le relazioni con le istituzioni, che nel loro insieme questo distretto e queste relazioni hanno un valore maggiore delle somme delle singole parti, cioè ci si muove come sistema di imprese, come sistema di enti e la risultante è un'azione più efficace. Se dobbiamo trovare delle capacità che un distretto deve dimostrare, sono la capacità di accrescere la produttività, è più rapido lo scambio di conoscenze, soprattutto sono più vicine le imprese e quindi si riducono i tempi di, percorrenza per i semilavorati all'interno dell'area. Cioè pensiamo ad un distretto come se fosse ad una grande unica impresa. Quindi noi abbiamo nelle imprese un momento strategico che è la progettazione del layout e a seconda del tipo di produzione posso avere dei layout continui, dei layout per reparti, dei layout misti, dei layout per processo in relazione appunto al tipo di... e cerco di ottimizzare il flusso delle materie prime che poi attraverso le varie operazioni fino a diventare prodotto. Qui immaginiamo che anziché avere dei processi che fanno capo ad un'unica impresa ho dei processi che si distribuiscono nelle imprese nel territorio. Più sono vicine e più sono rapidi questi movimenti. Ma questa massa critica fa sì che ci sia anche una capacità innovativa perché ragionare insieme, trovarsi nella stessa associazione culturale o nella stessa associazione di categoria tra imprenditori con qualcuno che magari ha più sensibilità a guardare ciò che capita nella concorrenza, eccetera, può indurre con una maggior rapidità a sviluppare innovazioni o anche a dar vita a nuove imprese. Non a caso, noi lavoriamo parecchio con l'Università di Firenze, Prato ha una sua, l'Università di Firenze ha una sua gemmazione a Prato, dove c'è un ente che è misto, prevalentemente privato ma anche pubblico, per favorire gli spin-off universitari o la combinazione meglio tra ricercatori universitari e imprese del territorio. Nelle reti di imprese, quindi questa logica del cluster fa sì che si sviluppino quindi delle reti all'interno delle imprese che sono comprese all'interno di un cluster e nei network industriali le reti di impresa servono ad ottimizzare il processo tecnico di produzione. Questo modello si è cercato di trasferirlo nel turismo, dice se funziona per le imprese manifatturiere potrebbe anche funzionare nel turismo. Come vedremo da quanto ci dirà dopo il professor Dalli, non è così normale che le imprese vadano a collaborare. Se non riescono se le relazioni che le legano non sono evolute nel tempo, quindi non sono cose che si sono formate nel tempo, ma si inducono le imprese a fare dei matrimoni e a trovare dei legami. Quindi nel network turistici, quelli verso i quali si vuole andare, quindi le reti di imprese turistiche, questi collegamenti sono essenziali per collegare la domanda all'offerta. Perché? Perché si sta sviluppando un nuovo paradigma dell'offerta e questo è quanto dicevano anche, sono sicuro, coloro che mi hanno preceduto e come viene condiviso da un'ampia letteratura. Cioè da un punto di vista propriamente tecnico il ruolo dell'offerta è parzialmente superato. Cioè il muoversi da soli, pur avendo a disposizione un importante potenziale turistico locale, il muoversi impresa per impresa, quindi pur avendo alle spalle tutta quella ricchezza che il filmato di Folco Quilici metteva in evidenza, non consente di soddisfare e di sfruttare positivamente quella caratteristica dominante del turista che è la sua richiesta della famosa total leisure o leisure experience, cioè una esperienza completa di soddisfazione globale residenziale che abbiamo visto già dai primi cenni di ieri essere fortemente legata ad un sentirsi trasformato dopo un'esperienza, dopo un soggiorno in un luogo. Quindi il turista richiede l'accoglimento di una molteplicità di bisogni che non possono essere soddisfatti se non ricorrendo all'aggregazione.
quindi alle forme di partecipazione in partenariato. Quindi la trasformazione delle risorse turistiche locali in prodotto turistico avviene laddove si crea una sinergia tra le strutture differenziate. Allora, questo lo si può professare, ma poi bisogna renderlo pratico. E qual è allora il motivo per cui le imprese dovrebbero mettersi d'accordo e superare le difficoltà che ci sono quando qualcuno dice, quando si era bambini e arrivava, uno era timido, a me capitava così, allora arrivava la mamma o qualcuno che diceva lui è Riccardo e lei è non so qual... E Riccardo continuava a non parlare con quest'altra persona perché se non aveva avuto la forza di farlo da solo non serviva a presentarsi. Può essere prospettare un vantaggio, che è un vantaggio economico, ad esempio. Cioè dire, mentre una volta finanziavamo le imprese turistiche, albergo, agriturismo, bed and breakfast, in Piemonte è stato così, soprattutto legato al 2006, a Torino 2006 c'è stato un impulso di attività e una bellissima, cioè è una città che si è davvero rinnovata. Però gli strumenti erano finanziamenti a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per bed and breakfast, per agriturismi, per ristoranti, per hotel, separati per categorie. E quindi ha fatto sì che separatamente, e questo viene anche poi detto successivamente da il professor Dalli, separatamente questi attori che compongono un'offerta turistica hanno cercato l'eccellenza per se stessi, ma non... Quindi io ti offro un ottimo hotel, dico vabbè questo è un hotel, ne trovo altri se vado su internet, magari di pari categoria, ma mi manca quel collante con. Allora, per indurre a parlarsi bisogna creare una prospettiva, e la prospettiva può essere quella, parlo della nostra regione, che i prossimi fondi strutturali, quindi gli aiuti che ci arrivano dall'Unione Europea, riguardino le reti di imprese, ed è il motivo per cui adesso si dice, diventa, cioè, c'è una enfatizzazione del ruolo che giocano le reti di imprese, sia perché dal punto di vista pratico si vede che si crea sistema tra attori che sono complementari, quindi è più facile che collaborino tra loro perché non sono in concorrenza. E quindi sono l'albergo e vado a collaborare con uno stabilimento balneare, con una guida turistica, con qualcuno che affitta le bici, eccetera. Quindi faccio in modo insieme, inanellando una cordata, di proporre un prodotto turistico in cui avrò un ruolo come albergatore, ritroverà il suo ruolo la guida turistica, la guida che si occupa di beni archeologici, la guida che si occupa di beni culturali, la guida naturalistica, perché magari trovo o do la possibilità al turista che arriva al Callistos Hotel di andare al mare, ma anche di affittare la bici e di percorrere quelle strade bianche che abbiamo visto prima dall'alto. Io dicevo, guardate che ci sono degli itinerari di strade bianche nelle colline senesi o nelle colline fiorentine che vengono percorse da turisti in mountain bike con delle guide. Quando ho interrotto il mio blackout dalla Puglia 5 anni fa andando nel Gargano, ho scoperto che c'era uno svizzero, figlio di emigranti pugliesi in Svizzera, ma nato in Svizzera, che era tornato nel Gargano e accompagnava turisti, prevalentemente svizzeri, vista la sua connessione con la Svizzera, la sua capacità di parlare in francese e in tedesco, in mountain bike per il Gargano. Ma lui si occupava dei segmenti e si occupava delle attrezzature. La sua offerta era legata agli agriturismo e soprattutto avendo quei turisti una buona capacità di spesa e apprezzando molto, a tutte le quote devo dire, quei turisti, il mangiare bene e il bere bene, i pacchetti non erano economici ma rispondevano a quell'esigenza. E anche nel campo turistico, prima ancora che l'Unione Europea o le politiche turistiche enfatizzassero o enfatizzino il ruolo delle reti, gli imprenditori che sono riusciti a guardare un po' oltre si sono creati la loro rete, più o meno facile, più o meno articolata, con un numero diverso di anelli o di nodi, se parliamo di rete, ma si sono creati una loro rete. Quindi, nei lucidi quindi, che vi vengono dati, avete questi riferimenti
che riportano a un convegno che era stato realizzato per le imprese balneari di Viareggio. Quindi tra poco vedremo l'altra visione. Quindi faccio questa liaison tra ieri ed oggi con ancora un po' di teoria, perché però credo che forniscano elementi utili anche a ragionare in questo territorio. Quindi un aspetto fondamentale è di questa economia della conoscenza, quindi di questa richiesta di una partecipazione attiva e di trasformazione, è, sono i network. Quindi è importante dove posso trovare dei network. Più facilmente dove ci sono delle aggregazioni di imprese. Però attenzione, perché un distretto ed un cluster non sono un'area industriale. Cioè un'area, quindi è più facile andare a trovare delle imprese dove? In un'area industriale o in un'area artigianale. Non è detto che le imprese in un'area industriale o artigianale si parlino tra loro. Però come vedremo a livello internazionale esistono delle configurazioni spaziali che portano imprese e che si chiamano parchi ecoindustriali e che portano le imprese a scambiarsi prodotti, imprese che si trovano in uno spazio limitato, ad essere complementari tra di loro dal punto di vista produttivo. Cioè quello che è un mio rifiuto, un mio scarto, diventa materia prima per un altro. Allora, le imprese sono legate da flussi di rifiuti, in questo caso, in senso lato. Ho tanta acqua calda, perché la mia produzione prevede del raffreddamento, questa acqua calda contiene dell'energia, è importante, posso decidere di disperderla attraverso le ciminiere, o posso decidere di alimentare delle serre. Quindi mi trovo un'impresa che a fianco ha delle serre che vengono riscaldate, quindi c'è un'accelerazione, quindi un aumento della produttività delle coltivazioni attraverso delle atmosfere riscaldate, oppure itticoltura, oppure riscaldamento di abitazioni o riscaldamento di uffici, ma soprattutto è interessante, quindi ci sono più imprese manifatturiere. Quindi io ho degli scarichi di un certo genere, ad esempio abbatto dei fumi, mi trovo come risultato dell'abbattimento del gesso e ho qualcuno che produce dei pannelli di cartongesso. Quindi, allora, è interessante perché in questi parchi ecoindustriali si è sviluppato del turismo industriale, perché globalmente le imprese collaborano per migliorare la loro sostenibilità. Quindi è un caso in cui un'area industriale è anche cluster, e anche soprattutto cluster più che distretto. Questo è, quindi vi faccio vedere che, dovendo accingermi prossimamente a fare una ricerca come la vostra di opportunità di turismo, io potrei andare a sorvolare Torino, a scoprire che c'è un'area vicino all'autostrada, e qua la persona che diceva che ama Torino, e lei, vero? Sì, la porto in una zona di Torino non particolarmente bella, però è un'area in cui si è sviluppata la localizzazione delle imprese per contiguità con le autostrade. Siamo al fondo di Corso Giulio Cesare, dove c'è lo Shan, per intenderci, e siamo in un'area che trova la comproprietà di Settimo, San Mauro e Torino come comuni, ed è l'area industriale più grande del Piemonte, quella che si chiama Pescarito. È un'area produttiva. Continuiamo a scendere con il nostro zoom e troviamo una aggregazione di imprese. Non hanno praticamente relazione tra di loro queste imprese. Cioè ci sono imprese produttive, lì troviamo la Lavazza, quindi ci sono imprese che singolarmente hanno sviluppato del turismo d'impresa. Non si sviluppa un turismo d'impresa creando degli itinerari tra di loro, però ci sono dei casi significativi. Quindi è stato molto importante in questo senso il lavoro di Francesca Cos e di Made in Torino, perché lì dentro però si trovano delle opportunità che per prodotto o per ciclo produttivo possono essere interessanti per turismo industriale. Quindi i cluster e i distretti sono cose diverse dalle aree industriali, ma non è detto che nelle aree industriali non si trovino delle opportunità di turismo industriale. Quindi una mia proposta di avvicinamento è andiamo a vedere dove sono i distretti industriali e dove sono le aree industriali. Poi, in relazione a quello che abbiamo detto ieri,
le trasformazioni che possono essere giocate con delle energie, come uno spettacolo creato dai cambiamenti lungo il ciclo produttivo o dalla velocità di un ciclo produttivo o dall'importanza di un prodotto, selezioniamo tra quelle le imprese che. Naturalmente la connessione e l'interesse non è solo sulle imprese, ma è anche su chi può offrire dei servizi complementari. Organizzo degli itinerari, se sto un'ora in un'impresa e poi ho del trasferimento, mi servirà comunque un'attività di ristorazione, mi servirà comunque dell'alloggiamento. E quindi di nuovo cerco di individuare dei partner complementari, e qui in questo senso c'è una logica di network che si può creare, che mi forniscono dei servizi che i miei ospiti apprezzano, ma ho visto che i miei ospiti, che sono turisti industriali, sono una gamma ampia, che possono andare appunto dalle scuole, ai visitatori tecnici, a quelli che sono lungo la costa e dopo un po' si avvertono un fastidio da una densità di turisti troppo elevati, vogliono fare qualcos'altro e si trovano che il ristoratore o l'albergatore o il bed and breakfast o l'agriturismo dice c'è un'opportunità di fare questa gita e c'è un operatore che te la propone. Quindi generalmente queste aree non sono facili da raggiungere con i mezzi normali, quindi c'è un'attività anche di trasporto da considerare, perché sono nelle zone periferiche della città. Se dovessi andare a Pescarito da Piazza Castello dovrei prendere almeno due mezzi, oppure sì, almeno due mezzi pubblici, oppure organizzare come fa Made in Torino, perché la funzione è anche quella di facilitare il collegamento con le imprese, facilitare e organizzare il trasporto. E questo accade anche in altre aree. Questa è Moncaglieri, quindi siamo dall'altra parte di Torino, quindi siamo a sud. Anche qua abbiamo un'area molto ampia. A Moncaglieri c'era un'azienda che si chiamava la Ilte, che era un'azienda tipografica che produceva una volta Radio Corriere, chi si ricorda che esisteva Radio Corriere TV, era un giornale, un magazine che parlava dei programmi della televisione, produceva le pagine gialle, hanno delle rotative di grandissime dimensioni, e quindi questo anche è uno spettacolo interessante. Non so se siano coinvolti in turismo industriale, però sono aree comunque esterne alla città. Ecco, per quanto riguarda Chieri, quindi vedete dai colori come si possono individuare delle attività diverse che possono essere oggetto di turismo di scoperta economica, di turismo nelle organizzazioni economiche. Qua certamente c'è ancora un ruolo rilevante dell'agricoltura. Non a caso sono state insediate delle cosiddette agrigelaterie o i prati, ho le mucche, produco il latte, dal latte faccio il gelato. Ho un punto vendita del gelato, ma tutto il ciclo produttivo lo rendo visibile alle scolaresche. Quindi ho molto agro. Ci sono agri macellerie, ti faccio vedere come si fanno i salami. Ci sono delle attività legate ancora alla campagna, ma ci sono anche delle attività che sono legate all'industria. Quindi lontano per... Questo ha a che fare con le slide che potrete vedere voi, che riguardano il ciclo di vita delle città. Quando le imprese si spostano dal centro di Chieri, vengono delocalizzate in mezzo alla campagna, dove gli strumenti urbanistici, quindi le relazioni tra sviluppo di imprese, capacità di attrarre imprese, cose, destinano un'area, qua si chiama Fontaneto, un'area che allo sviluppo delle imprese, quindi le trovate anche in questo caso concentrate in un luogo. Per quanto riguarda l'importanza della sensibilità dei turisti all'ambiente e ai cambiamenti climatici, qualcosa ho già detto con riferimento a degli strumenti che permettono alle imprese di dimostrare che loro sono consapevoli di questi fatti e di queste sensibilità. In termini molto più banali posso dirvi che senza pensare ai cambiamenti climatici, anche l'abbandono di rifiuti lungo le strade o nelle aree parcheggio è un qualcosa che certamente non piace ai turisti. Quindi se l'albergatore è bravo nel fare la raccolta differenziata, e supponiamo l'azienda che fa igiene urbana sa raccogliere e portare in un luogo in cui vengono propriamente valorizzati i rifiuti, ma poi i turisti locali o turisti che vengono da fuori imbrattano il territorio,
non va bene. Ecco, quindi non pensiamo soltanto ai cambiamenti climatici, ai grandi fenomeni planetari, guardiamo alle cose molto molto concrete. Quindi bisogna offrire contenitori per conferire i rifiuti, ma anche un servizio di conferimento, un'ispezione, una sorveglianza sul fatto che queste attività vengano condotte. Una dominante che però desidero sottolineare perché si incrocia con il turismo industriale è il trend che ha avuto il turismo responsabile. Cioè, noi abbiamo detto ieri, parliamo di turismo d'impresa perché c'è qualcuno che vuole essere trasformato conoscendo di più. Alla base del turismo industriale, del turismo responsabile, c'è un'esperienza di conoscenza del territorio. Ma il turismo responsabile non nasce oggi. Vedete, il primo dibattito sul turismo industriale che è confluito nella dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano risale al 1972, quando noi abbiamo cominciato ad occuparcene, i riferimenti erano più vicini, erano quelli sul turismo sostenibile, la carta di Lanzarote del turismo sostenibile e via via. Le declinazioni sono diverse in relazione agli enti che le hanno promosse, quindi abbiamo sostenibile, sociale. Quando io mi sono laureato, la tecnologia nella quale ho dato la tesi si chiamava tecnologia sociale. Io adesso insegno tecnologia dell'ambiente. Tecnologia sociale metteva in evidenza come le imprese dovessero preoccuparsi degli aspetti ambientali perché c'erano dei risvolti sociali, no? Sulla salute dei cittadini, eccetera. Quindi anche qua si parla di turismo sostenibile che ha a che fare con la componente ambientale, economica, sociale, questi tre pilastri della sostenibilità. Ma si parla anche di turismo sociale, di impatto sociale del turismo e via di questo passo. Sostanzialmente, se vogliamo essere molto sintetici sui pilastri del turismo responsabile, diciamo che un turismo è responsabile se risponde ad alcuni canoni. Uno di questi canoni è si realizza in strutture che sono costruite con attenzione all'ambiente, che sono realizzate con materiali e con modelli fedeli a quelli dell'ambiente. Le infrastrutture vengono realizzate per ridurre gli impatti ambientali e quindi c'è un'attenzione anche alle tecnologie ambientali ovunque, anche in posti in cui non ci sono leggi che ti obbligano a farlo, ma se tu ti proponi nel filone del turismo responsabile devi fornire una proposta coerente con quello che tu sai essere necessario per una tutela ambientale. Quindi abbiamo detto strutture, infrastrutture, deve essere favorito, e questo è il punto di contatto, la conoscenza ed il contatto, scusate il gioco di parole, con le popolazioni locali e con la cultura locale, però per favorirlo ci vuole qualcuno che lo renda possibile. Di nuovo non posso dirti sei qua, pum, esci. Cioè, se sei in un villaggio, sei in un albergo, esci, dice che vado a vedere fuori se non mi spieghi che cosa vado a vedere. Quindi deve esserci una proposta, non basta la struttura, deve esserci della conoscenza, deve esserci della capacità di progettazione da parte di chi propone un'offerta turistica e quindi la proposta non può che venire dal collegamento tra l'ente, l'organizzazione, l'associazione, il tour operator che propone un'offerta turistica e il territorio. Devo farti vivere il territorio. È esattamente l'opposto di quello che fino a qualche tempo fa leggevate nei cataloghi di alcuni grandi gestori di villaggi che ti dicevano stai nel villaggio. Oppure esci dal villaggio, ma quando sei su un pullman che ti portano nelle classiche tourist trap, cioè nelle trappole per turisti, e basta. Invece qua è cerca di... l'ultimo punto è il turismo, cioè l'ultimo pilastro, ma poi a seconda delle associazioni possono essere più articolati questi, l'ultimo pilastro è deve esserci una ricaduta economica per le popolazioni locali. Quindi tu non paghi il tour operator a Torino, poi vai ai laghi a Limini, rimani chiuso lì dentro e con i tuoi gettoni ti compri le bibite o quello che è, non esci e torni a Torino. La ricaduta
è generata dal tour operator e gli attori locali, cioè questo circuito economico non è influenzato dal turista. Invece il tour operator può dichiarare e dimostrare che una parte degli introiti li utilizza per realizzare delle opere in loco, oppure per sostenere associazioni locali, o meglio ancora, tu spontaneamente, seguendo il programma che ti propone una certa organizzazione, vai a visitare delle attività economiche e, come abbiamo fatto ieri, a scelta, a chi vuole, compra qualcosa. No? Quindi ti colleghi anche dimostrando apprezzamento dei prodotti, ma in fondo riconoscendo un valore all'esperienza che ti viene comunicata. E quindi questo è turismo responsabile, in termini molto molto lati, ed è chiaro che lo si vive in modo diverso a seconda del contesto socioculturale. Quindi mi sono occupato di turismo responsabile nei trekking per il K2, mi sono occupato di turismo responsabile andando e lavorando al campo base del K2 per una quindicina di giorni. I messaggi sono diversi a seconda degli attori, però sono esperienze che ti trasformano in qualche modo, perché tu devi coinvolgere un gruppo in un obiettivo che è quello di ridurre l'impatto ambientale, tenendo presente che ci sono dei valori a migliaia di chilometri molto molto diversi, e c'è un modo molto molto diverso di guardare a certe professioni. Quindi lo spazzino da noi, o comunque l'operatore ecologico, è un qualcuno che gioca un ruolo e fa magari una professione scomoda, ma gioca un ruolo importante, perché l'abbandono di rifiuti può generare varie, appunto dal fastidio e dal degrado estetico a infezioni ed epidemie. In una certa concezione, se tu tocchi i rifiuti puoi essere giudicato immondo, e quindi vai a convincere una persona così, a coinvolgerla in un disegno strategico. Però fa parte del desiderio di conoscere la cultura locale, e che non è io sono qua, osservo e basta. Non mi interessa capire. È un godimento, come dicevamo ieri, il modo in cui ci si vuole immergere nelle trasformazioni cambia a seconda del tipo di turismo. Ti porta a fare il sightseeing, quindi tu fai una visita col pullman degli ulivi, cioè degli uliveti, e quindi li percorri rapidamente. Puoi invece decidere che ti piace fare una camminata, una pedalata in questi uliveti. Il vantaggio tra le colline, cioè, che avete qua in Puglia, tra le vostri uliveti e quelli delle colline senesi o fiorentine, è che la strada è in pianura, e quindi è molto più facile. Però bisogna sviluppare tutto il resto, cioè quello che porta dei turisti a voler andare su e giù per le colline, in strade che sono polverose, ma ad ammirare non solo i paesaggi, ma a fermarsi presso quelle che si chiamano qui masserie, e in Puglia e in Toscana possono essere delle cascine, da noi si chiamano cascine, o delle altre cose. Quindi questo è un trend, quello del turismo responsabile, per cui dei turisti di impresa o di scoperta economica potrebbero essere trovati anche lavorando con i tour operator che stanno crescendo nel campo del turismo responsabile. Ce ne sono alcuni a Torino, di solito organizzano viaggi, per la mia esperienza, abbastanza a lungo raggio, e vanno a intercettare delle nicchie con elevata capacità di spesa. Non è detto che ci interessi questo. Possono essere invece turisti che si muovono in un raggio più breve, ma che scoprono ciò che non sapevano di poter acquisire, cioè la conoscenza di un'attività economica. Per avere un'idea, come vi dicevo, di chi è sensibile a delle attività economiche o degli enti pubblici, parliamo ormai di una strategia che deve essere vincente combinando attività economiche quindi privati ed enti pubblici, possiamo vedere individuare le aziende che hanno delle certificazioni o delle qualificazioni di tipo ambientale. Vi ho già detto per sommi capi che cosa significano questi sistemi di qualificazione ambientale,
Adesso do alcuni numeri molto aggiornati proprio alla settimana scorsa, di quante imprese ci sono o di quante organizzazioni ci sono certificate ISO 14001, cioè quell'ambiente. Lo vediamo per l'Italia, poi lo vedremo per la Puglia. Per me vederlo per la Puglia è stata una gran sorpresa, forse per voi no, perché qua ci vivete, però l'ho trovato interessante. Un aspetto interessante è il fatto che ci siano 491 pubbliche amministrazioni che sono certificate ISO 14001. Per approfondire rapidamente con una indicazione tecnica, che cosa vuol dire per una pubblica amministrazione certificarsi ISO 14001? Significa individuare e tenere sotto controllo le attività, quindi i processi produttivi in senso lato, che dipendono dalla pubblica amministrazione. Quindi per un comune cosa può significare? Può significare controllare gli impatti dell'attività di ufficio, quindi di questo edificio proprio, qua siamo al comune, gli impatti dell'attività di ufficio, gli impatti derivanti dalle scuole, se dipendono dal comune, dagli impianti sportivi, se dipendono dal comune, delle attività cimiteriali, se dipendono dal comune, dei servizi di manutenzione, aiuole, strade, se dipendono dal comune, eccetera. Quindi garantire, dare l'esempio, se volete, che si aderisce, si professa, insomma, una politica ambientale fatta di attenzione e di miglioramento nel tempo. Cosa vuol dire? Può significare che per migliorare gli impatti ambientali, visto che alcuni comuni aderiscono a quel patto dei comuni verso il 2020 che porta alla riduzione delle emissioni, mi impegno a sostituire gli impianti di riscaldamento e quindi dalla vecchia caldaia che andava ancora a gasolio oppure non so, a qualcos'altro, vado verso un maggior uso di energie rinnovabili. Ma l'aspetto interessante è che l'ISO 14000, come vi dicevo, si occupa sì degli impatti diretti, ma dice anche prova a identificare gli impatti indiretti. Quali sono gli impatti indiretti? Sono quelli che generano attività o soggetti con i quali sei in rapporto, ma sui quali non hai potere di controllo e di comando. Ad esempio i cittadini o le attività che compiono i cittadini. Però può significare che qua ci sono degli operatori, noi abbiamo fatto questo nelle Langhe, abbiamo lavorato con 14 comuni, abbiamo progettato i loro sistemi di gestione ambientale, poi però abbiamo detto, guardate che il comune sta facendo questo. Non è solo l'attività del comune che plasma il territorio che viene percepito da giapponesi, francesi, olandesi come paesaggio, è l'attività vostra. E quindi abbiamo fatto una giornata con gli operatori turistici, l'altra giornata con gli agricoltori, i viticoltori soprattutto, e un'altra giornata con gli industriali. Quindi il comune lì non ha potere di comando, nella mia azienda, nella mia cantina comando io. Però ti dico, guarda che da quello che abbiamo visto noi, la tua attività può impattare in questo modo e tu puoi avere un vantaggio nel comunicare il territorio ai tuoi ospiti se adotti queste. Quindi gioca molto la comunicazione, la capacità di persuasione per ovviare al fatto che non hai potere di comando, che gerarchicamente quell'ente non dipende da te. Però questo è un buon dato. L'altro aspetto interessante che ci collega ai discorsi delle vie dell'energia o delle visite di impianti legate alla produzione energetica è quante aziende del settore produzione e erogazione di energia elettrica sono, ma vedete che ci sono prodotti tessili, abbiamo messo naturalmente i principali, ne manca un bel po' per arrivare a 17.000. Però immaginate una grande polverizzazione fatta per codici di attività che porta a queste categorie, che in qualche modo, io ho chiesto di selezionare queste alla dottoressa Pairotti che mi ha aiutato nell'aggiornamento di questa ricerca, sono quelle che vedremo tra poco, possono fornire degli spunti interessanti per il turismo industriale. Andare a visitare chi produce autoveicoli, vado a visitare la fabbrica della Lamborghini piuttosto che quella della Ferrari o cosa,
è interessante, cioè un brand conosciuto attira turismo industriale. Landini, in quel contesto che dicevamo ieri di ragazzi che vivono in un ambiente agro-industriale, è un nome che richiama. Allora, prodotti tessili, ci sono dei nomi, dei marchi che attirano fortissimo. Altra cosa è quello delle registrazioni EMAS, quindi vi dicevo più impegnativo perché è uno strumento pubblico che impegna l'impresa a redigere e pubblicare una dichiarazione ambientale in cui scrive e rende pubblici i suoi impatti ambientali, i suoi obiettivi ambientali, quindi scaricabili da internet, si apre a tutti gli stakeholder, però spesso apre anche i propri cancelli alle visite d'impresa. Abbiamo 1515 organizzazioni oggi registrate EMAS. Organizzazione vuol dire ad esempio la casa madre, che può avere tanti siti, e quindi io ho una registrazione dell'Enel, però posso avere poi per l'Enel tanti più siti registrati, quindi io ho il company ma poi ho anche le filiali, se volete. E infatti a fronte di 1515 organizzazioni che sono registrate, i siti registrati sono molto di più, ed in Puglia sono 243 i siti registrati EMAS. Quindi questo è un altro dato che a me sembra interessante, non solo perché l'EMAS si occupa dell'aspetto ambientale, quindi risponde alla domanda di sostenibilità, ma anche perché obbliga alla comunicazione, e quindi idealmente dovrebbe essere un'impresa, un sito, un'organizzazione registrata EMAS più aperta al dialogo. Quindi ne abbiamo 243 in Puglia. Se guardiamo per quali attività economiche, questo di nuovo a livello nazionale, noi abbiamo 259 amministrazioni pubbliche, però abbiamo una certa, quindi recupero dei materiali. Vedete, ieri abbiamo parlato di imprese di igiene urbana, di scariche, impianti di incenerimento, di trattamento. I primi che hanno fatto ricorso a questo strumento per far certificare, in fondo, dichiarare dall'Unione Europea che erano coerenti con le autorizzazioni, eccetera, sono proprio stati gli impianti che di solito, come dicevo ieri, sono soggetti a questa sindrome, colpiti dalla sindrome del not in my backyard. Quindi trovate, vicino a Torino, c'è un impianto che proprio domani festeggia i 25 anni di attività, che si chiama Barricalla, una discarica per rifiuti di categoria 2, una discarica 2B2C, quindi rifiuti che oggi si chiamano pericolosi, una volta si chiamavano speciali tossiconocivi. Da quando hanno aperto l'impianto c'è sempre stata una forte collaborazione con la popolazione e le scuole, e noi come università abbiamo lavorato con loro, il Politecnico ha lavorato tantissimo con loro, e sono stati i primi ad essere registrati EMAS, almeno in Piemonte, in questo settore. No? Quindi quello è turismo industriale, hanno un flusso continuo di scolaresche di ogni ordine e grado, perché di nuovo posso visitare l'impianto pensando alle tecnologie, e posso visitare l'impianto pensando all'organizzazione, come vengono movimentati i rifiuti all'interno dell'impianto. Posso pensare all'impianto che, man mano che esaurisce le vasche, le converte in campi fotovoltaici, come proiettato nel futuro, quindi quello che potrebbe essere una passività ambientale di importo incerto, perché quello che capita lì sotto è monitorato da doppia rete di monitoraggio del percolato, ma intanto può essere anche una via dell'energia. Ti faccio vedere come una discarica, un sito che una volta era una cava abbandonata prospiciente alla tangenziale di Torino, è diventata nel tempo un impianto. E periodicamente pubblico sul sito, quindi chi vuol vedere e chi è interessato a questo, barricalla.com credo sia il sito, ha tutte le statistiche aggiornate sui rifiuti che arrivano, sulle reti di monitoraggio ambientale e via di questo passo. Poi troviamo energia, industrie alimentari. Ci interessa moltissimo l'industria alimentare, perché se si risolve il problema dell'igiene degli alimenti, a cui sono più per i volumi che toccano e per i danni che possono creare, vista la scala di produzione, sono molto interessate le industrie,
se si risolve appunto questo problema di evitare le contaminazioni del prodotto, si possono organizzare delle visite aziendali molto interessanti perché il prodotto lo si prova. Certo, non si ha la fortuna di fare quello che abbiamo fatto ieri, cioè poter sperimentare direttamente, cioè mettere le mani in pasta, e questa è un'esperienza ancora diversa. Saltiamo questo. L'abbiamo già detto, qua si vuole creare un'esperienza, quindi si fa in modo che ci sia una creazione dell'esperienza anche nel turista, e vediamo ancora questa parte perché riguarda quel convegno sugli stabilimenti balneari di Viareggio per favorire la creazione di reti di impresa. L'ipotesi di partenza, i distretti turistici hanno dimostrato molta attenzione ad ottimizzare i processi individuali, ma difficoltà nel mettersi nei panni del cliente. Cioè il cliente vuole trovare un pacchetto già organizzato che risponda a tutti i suoi possibili bisogni o che lo orienti verso una varietà di prodotti che rispondono ai suoi bisogni. Il distretto, a detta di questi studiosi e anche di altri, c'è una relazione che per motivi di tempo non vedremo, ma che mette in luce come quest'ottica di ottimizzazione non abbia significato intanto un'attenzione agli aspetti ambientali, ma abbia portato, questo come conferma anche il professor Dalli, abbia portato ad una ricerca dell'eccellenza nei singoli che è diversa dall'adeguatezza del livello qualitativo del pacchetto. E allora... ricordiamo che se parliamo di imprese dello stesso settore, questo è sottolineato dal fatto che le imprese competono, non nascono per collaborare. Nel convegno si rivolge a gestori di stabilimenti industriali e stabilimenti balneari e spiega loro perché può essere opportuno fare rete. Ci sono soggetti che normalmente competono. Se facciamo un'integrazione verticale, no, anzi, se riusciamo a stringere dei patti per lavorare in modo leale insieme e vantaggioso per tutti, meglio. Se invece siamo dello stesso settore, beh, qualche problema possiamo averlo. E allora metti in luce e commenta, questo potrete vederlo nel video, buongiorno, alcuni aspetti che toccano le modalità di competizione e di collaborazione attraverso delle reti. Sottolineo temi sui quali ho già, tralascio, scusate, temi sui quali mi sono già intrattenuto in precedenza, tipo distretti e cluster, per concentrarmi su i punti in grassetto. Cioè normalmente l'approccio di tipo top down era quello di dire butto dei soldi sul territorio, lo riporto tra virgolette perché è in modo colloquiale ma credo efficace, da parte dell'Unione Europea e vado a toccare agriturismo, bed and breakfast, come è stato fatto a Torino, magari ha anche un vantaggio perché dice butto i soldi sul territorio, qualcosa capita. In alcuni casi sono stati investiti bene e diverse strutture si sono adeguate dal punto di vista impiantistico, piuttosto che hanno aumentato il numero di camere, eccetera. Però l'aspetto che adesso si vuole innescare grazie ai finanziamenti accordati alle reti di imprese è un approccio bottom up, cioè sviluppare dei contratti di rete che possono produrre disegni strategici precisi, chiedendoci appunto da dove veniamo, cioè quali sono le nostre competenze, quali sono le nostre visioni, possiamo elaborare una visione comune. Di cui cioè, non promuoviamo noi singoli, ci sforziamo insieme di promuovere un territorio, i valori di un territorio, apportando ognuno la propria capacità, in modo tale da avere tutti dei vantaggi. Come facciamo ad avere tutti dei vantaggi? Perché singolarmente non potremo più averli. Non posso più fare la proposta del tour operator se non ho dietro le imprese che mi dicono sì, io ci sto a fare le visite d'impresa. O l'agriturismo che dice sono molto contento di far parte di questo pacchetto perché mi arrivano questi studenti, questi turisti fuori stagione magari. Qua il tempo è bellissimo, ci si chiede come mai con tutto questo patrimonio non ci sono turisti. Andiamo verso una società fatta di anziani che hanno la possibilità di viaggiare in periodi dell'anno che non sono luglio e agosto, e quindi si possono portare con un clima così mite delle persone
che magari sono contente di vedere come sono cambiate grazie alle tecnologie le attività che loro facevano, o di ricordare o di paragonare la loro esperienza con quella che viene vissuta in un contesto completamente diverso. Quindi la ripartizione delle risorse verso lo sviluppo strategico di risorse distintive o complementari. Quindi rispetto a prima, in cui c'era una ripartizione delle risorse in base alle domande che provenivano, adesso si cerca di sviluppare dei disegni di sviluppo strategico attraverso una forma che si chiama contratto di rete. E questo è quello che... quindi l'impresa turistica si inserisce all'interno di un sistema complesso di varie imprese. Per cui se prima noi pensavamo appunto allo stabilimento balneare e basta, adesso lo stabilimento balneare, attraverso un organizzatore di visite d'impresa, può collegarsi con varie imprese. Non si parlavano prima, quindi a me capitava di andare, l'albergatore mi diceva, quando ero piccolo andavo in Emilia Romagna, lì producono scarpe, allora si andava per comprare delle scarpe, ci si muoveva dalla costa e si andava nell'entroterra dove c'erano dei negozi ed erano particolarmente convenienti le calzature perché venivano prodotte in loco. Quindi lo faceva in modo disorganizzato, cercava di presentarti il suo territorio, soprattutto quando pioveva, e tu magari dici: accidenti, qua piove, fa freddo, che cosa faccio? Ecco, questo soprattutto se tu avevi già scelto la destinazione all'epoca, anni 60, adesso la scegli in funzione di quello che puoi trovarti del pacchetto. Quindi io presento i valori di un territorio e guardate poi quel filmato, perché ci sono alcuni valori che ritroviamo ancora oggi, ma per la rapidità del messaggio, la brevità del messaggio a cui ci costringe una economia molto digitale, si sono perse le radici culturali, cioè si sono semplificate le cose, e invece c'è molto di più dietro. Quindi dall'impresa turistica al destination management, obiettivi alti della collaborazione tra imprese e istituzioni. Obiettivi alti vuol dire si elabora una vision che non guarda al breve termine, perché non si diventa amici e non si crede l'uno nell'altro in brevissimo tempo. Cioè le relazioni hanno bisogno di avviarsi e di consolidarsi. Ci vuole un innesco. L'innesco può essere il pretesto che se non ci mettiamo insieme non ci arrivano degli aiuti. E quindi questo è l'innesco, però poi la lealtà nei rapporti, la trasparenza nei rapporti la si costruisce nel tempo, quindi una visione alta è anche una visione orientata al medio e lungo termine. È necessario individuare un organismo che svolga attività di coordinamento e di integrazione tra i vari soggetti. Ci vuole un coordinatore, che non è un qualcuno che comanda, ma è un qualcuno che si prende l'onere, si fa parte dirigente per organizzare le relazioni. Questo ha molto a che fare col discorso che abbiamo fatto ieri, non a caso, del sistema di gestione, perché ho detto nel momento in cui si va a costituire una rete che è fatta di organismi che hanno delle culture diverse, che devono giocare dei ruoli diversi, più o meno formalizzato, ma comunque un sistema di gestione fatto di struttura organizzativa e di chi fa cosa deve essere fatto, cioè è utile farlo per far sì che ci si muova insieme, ma in modo coordinato, verso un disegno comune. Quindi il soggetto della mediazione può essere pubblico, privato o associativo, e questo è da verificare in relazione alle tradizioni del territorio. Magari in certi territori ci sono associazioni di categoria che hanno una maggior presa, attirano un maggior consenso, possono essere loro che si fanno attivatori di questo meccanismo. In altri casi può essere l'ente pubblico. Le difficoltà che noi abbiamo riscontrato lavorando nelle Langhe con i 14 comuni, e quindi parlo di una mia esperienza senza riferimenti o insinuazioni locali, è che spesso quando spetta all'organo politico maturare queste visioni, il suo orizzonte temporale è molto breve, cioè è di qua alla prossima elezione. E mentre questi progetti hanno bisogno di qualcuno che guardi un po' più in là. E spesso di qua alla prossima elezione, quando io devo correggere norme urbanistiche, ponendo ulteriori vincoli, apparentemente,
Esattamente. E quindi questo è un aspetto però complicato, perché chi sottoscrive poi questa politica di crescita di un territorio, di sviluppo di un territorio, deve avere anche la costanza e poter garantire un impegno e una visione più lunga. Quindi, però, perché è importante la creazione di reti di impresa nel campo turistico? Guarda, questo è un cambiamento notevole. Io parlavo la settimana scorsa con la regione a proposito della nuova programmazione, come si dice, mi diceva: per il turismo non c'è più niente, cioè non c'è più la voce specifica turismo. Già, proprio perché c'è la voce reti di impresa. Nelle reti di impresa possono essere comprese le reti di imprese manifatturiere, ma anche collaborazioni tra imprese molto distanti tra loro. Quindi se io voglio promuovere come Unione Europea le reti di impresa, è la mia creatività che deve poi tradursi in innovazione nel proporre delle reti di impresa che favoriscano l'attività turistica. Il territorio generalmente, abbiamo visto, si pone a sinistra del nostro box trasformazioni fatte dall'organizzazione economica, cioè è un serbatoio, è uno scrigno di risorse, capitale umano, materie prime energetiche, eccetera. Nel campo turistico il territorio è risorsa, prodotto e luogo in cui avviene la fruizione di un servizio. Per questo dicevo, con quel gioco di parole di ieri mattina, il turista è attratto dalle trasformazioni, il turista trasforma le trasformazioni. La mia presenza lì genera un impatto ambientale che, se non lo controllo o se non lo contengo, o se non lo prevengo, porta a far perdere di interesse quel luogo come destinazione turistica. E quindi è maggiormente interessante, è logico, capire perché parliamo di turismo responsabile, cioè di territorio nell'ambito del turismo responsabile. Tra le varie attività devo preoccuparmi anche della conservazione del territorio, perché nel territorio avviene la fruizione del servizio che desidero possa essere erogato a lungo nel tempo, in competizione però con altri territori. Quindi il territorio è largamente più importante che nei tradizionali distretti. Abbiamo visto prima, per le industrie è importante il territorio, perché sono contigue delle attività che permettono al sistema produttivo globale di competere meglio verso l'esterno. Per quanto riguarda il turismo, quindi il territorio è risorsa, prodotto e contesto. E quindi nel territorio dobbiamo trovare e far convergere delle risorse per vivere un'esperienza trasformativa. Gli utenti, quindi identificare chi sono gli utenti in relazione alle proposte che possiamo elaborare come territorio, in relazione alla vision che vogliamo condividere e mantenere nel tempo di questo territorio. Il territorio stesso dobbiamo studiarlo per capire qual è la struttura di questo territorio, ma anche la morfologia, anche ciò che può permettere, grazie alle trasformazioni che esistono in un territorio, quindi ciò che può permettere in termini di utilizzo turistico, di valorizzazione turistica, l'esistenza di brand che siano capaci di attrarre, ma soprattutto la nostra volontà, cioè la vostra volontà, di tradurre il territorio in un brand. Quindi Made in Puglia è un qualcosa di questo genere, cioè vogliamo identificare delle caratteristiche, degli indicatori che permettono di collocare un prodotto come inequivocabilmente proveniente dalla Puglia. Quindi creare un brand non è facile, perché creare un brand implica individuare dei descrittori, o meglio delle caratteristiche, che e questo è un oggetto di negoziazione. Quando in Saveur du Val d'Aosta abbiamo identificato le caratteristiche dei prodotti e delle ricette, non è stato facile, un po' perché ogni valle ha le sue particolarità, un po' perché qualcuno era abituato a, ad esempio, utilizzare delle materie prime simil Fontina, ma non Fontina. Quindi poi bisogna convergere su una cosa: la regione ha investito molto su quel prodotto viene reclamizzato nel mondo, tutti d'accordo che usiamo la Fontina di prima scelta. Quindi questo è un esempio banale, ma che dà l'idea di che cosa può significare giungere a dei descrittori e a delle caratteristiche che vanno a formare un prodotto. Operatori, singoli, reti, relativi beni e servizi e cittadini.
Questo è un aspetto di solito che si trascura, cioè io posso avere contatto con il direttore dell'albergo Callistos, che è persona formata e che è cortese, che sa avere un dialogo perché copre benissimo quel ruolo, ma poi cammino per la strada e può darsi che chiede informazioni a qualcuno. E questo, ecco, se questo mi manda a quel paese è perché magari è poco contento del fatto che ci sia turisti, faccio un caso che non, ovviamente non vale per qua, però deve esserci una, come dicevamo ieri, devono accordarsi gli strumenti che i diversi maestri d'orchestra vanno a suonare. Quindi il territorio si presenta con dei soggetti che magari non appartengono alla rete, ma la rete deve avere qualcuno dentro che è in grado di amplificare questo messaggio per farlo giungere ai soggetti con i quali i turisti verranno a contatto. Per contro, si possono vivere delle esperienze molto interessanti dialogando con i cittadini, ma magari non organizzate, perché trovi il cittadino che è contento di conoscere qualcuno che viene da fuori, cioè quindi trovi il locale che è contento di conoscere qualcuno che viene da fuori, o qualcuno che so, ha lavorato a Torino e quindi conosce Torino, trova uno di Torino e ci parliamo di Torino insieme e si stringe un contatto, quindi queste sono, però è molto più articolato. In un'area industriale, in un cluster industriale, l'importanza del cittadino è praticamente trascurabile. Io arrivo lì, io pensavo sempre, è molto interessante il caso dell'albergo Callistos, mi diceva appunto che la clientela è corporate, quindi coloro che vengono in Puglia perché hanno dei rapporti, quindi business, un turismo industriale, business, con aziende locali. È molto interessante perché intanto è aperto tutto l'anno, i rapporti economici non si fermano o non si concentrano in luglio e agosto, anzi è l'opposto. Quindi questi sono aspetti interessanti, probabilmente la clientela corporate arriva nell'albergo, va nelle aziende e ci sta tutto il giorno e quindi non ha l'opportunità di dialogare con i cittadini. Se voglio aprire il mio mercato anche ai visitatori d'impresa, allora è necessario che sensibilizzi anche i cittadini sul fatto che ci sia una categoria di persone che possono essere nuove per la città. Poi la governance, cioè le regole del gioco. Stabilisco chi coordina, è brutto dire chi comanda, perché nessuno comanda. Qui il potere tra organismi che non sono legati da vincoli di azionariato o cosa, è distribuito nella rete. Ci vuole qualcuno che abbia credibilità o olio di gomito, non so se si dice anche qua, ma insomma, che abbia voglia di lavorare intensamente per innescare e mantenere le relazioni tra i soggetti. E il modo in cui le relazioni vengono mantenute possiamo chiamarlo governance, poi si disciplinano queste relazioni, che vuol dire innescarle ma poi monitorarle nel tempo. Se parliamo di gestione abbiamo sempre il percorso della pianificazione, attuazione, controllo, riesame, quindi periodicamente si fa questa cosa. Va bene, questo l'abbiamo già detto. Quindi qual è il cliente obiettivo? Abbiamo visto ieri, ci sono tanti clienti obiettivo nel turismo industriale. Ci sentiamo così preparati e forti per affrontarli tutti, quindi andiamo verso un prodotto diversificato, oppure facciamo un programma con tempi diversi, quindi i primi 6 mesi mi preoccupo delle scuole, altri 6 mesi continuo le scuole ma innesco una nuova attività e così via. Quindi ci vuole una capacità organizzativa per generare nuove idee e per svilupparle ed implementarle. Perché è importante il rapporto con gli enti e con il territorio? Perché fa parte di una politica che porta allo sviluppo del territorio insieme allo sviluppo degli attori economici. Quindi queste parti le saltiamo tranquillamente e le rimando alla vostra lettura se volete. Ci sono alcuni drivers per lo sviluppo del turismo industriale che ho già toccato in parte sia questa mattina che ieri. Sottolineo il fatto che
quando parlavo di relazioni trasparenti, di rapporti leali tra gli attori, possiamo vederlo lì scritto, evidenziato in rosso, cioè aiuta a stabilire confidenza e comprensione nella catena, nella catena o nella rete di strumenti. E poi risponde al valore che è in aumento dell'esperienza, della ricerca di autenticità e della unicità. Quindi Made in Puglia deve identificare qualcosa che c'è solo qua, fatto in questo modo. E quindi ha un forte fattore di attrazione. E poi le possibilità sono ampie, dal divertimento all'apprendimento, da un'esperienza passiva a un'esperienza attiva. La mia indicazione, suggerimento che vi posso dare è non riusciremo ad esaurire tutto oggi, questa lettura metodologica è più ampia di quanto, cioè ha richiesto più tempo di quanto immaginassi, però questi grafici che sono facili da leggere e anche divertenti da applicare, li potreste successivamente riempire collegando le varie attività presenti sul territorio a quelle a queste classificazioni, no? A queste, ci sono delle barriere, e ieri abbiamo visto l'esempio della Loacker e di Viarco per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei visitatori. È necessario un aumento della cooperazione. Qua viene discussa, argomentata la prospettiva dell'impresa. Quello che è necessario considerare, e lo vedremo, si vede male qua, forse dobbiamo fare qualcosa, ad esempio spegnere le luci, non lo so, perché si vede male quello, la scritta a sinistra dello sfondo. È che ieri abbiamo visto risorse materiali, risorse economiche, risorse energetiche, risorse umane. Il turista d'impresa non è qualcuno che è ininfluente rispetto all'organizzazione, è uno che entra in un'impresa e in qualche modo fa interrompere al fornaio la sua attività, a colui che produce i fiscoli fa interrompere la sua attività, però ieri abbiamo appreso che con una programmazione oculata delle visite, magari un momento che è un tempo morto, perché non andrebbe a riposarsi e sta lievitando, stanno biscottando le cose, non farebbe altro, lui impiega bene il suo tempo raccontando la sua esperienza, aiutando il turista a trasformarsi. Quindi vorrei, cioè sarebbe utile per tutti, per me che comincerò a farlo in Piemonte e per voi qua, che turista d'impresa stesse a sinistra, là, cioè fosse una risorsa per l'impresa. Perché, e quindi questo vuol dire che in qualche modo va ad impattare con l'organizzazione, sia essa una organizzazione mononucleica come ieri, c'era come ieri abbiamo visto la mamma e il fornaio, o un'organizzazione più articolata, con alcune funzioni aziendali non avrà nulla a che fare, non andrà a interferire, con altre funzioni aziendali, produzione, comunicazione, eccetera, potrà interferire. Quindi se qualcuno ha un sistema di gestione, è necessario che le imprese destinazione raccordino questo nuovo ingresso di risorse con i loro sistemi di gestione. Se in un sistema di gestione c'è una parte che si chiama comunicazione verso l'esterno o comunicazioni con gli stakeholder, in quella procedura dovrò scrivere come viene organizzata la visita d'impresa all'interno della mia impresa. Quindi l'apporto di una nuova risorsa estranea alla cultura di impresa è un qualcosa che va gestito, perché sia davvero una risorsa e non procuri una perdita di efficienza. Poi un sistema di gestione per le imprese organizzatrici della visita d'impresa. Quindi le imprese organizzatrici sono imprese, quindi come nel gioco dell'oca torna alla casella precedente. Di fatto questo diagramma vale anche per un'impresa che organizza le visite d'impresa. Cioè la materia prima di una impresa che organizza visite d'impresa è il turista.
e quindi deve sapere qual è il turista a cui si rivolge e come, quindi le persone, ovvero identificare le funzioni e le attività, e il ruolo delle imprese organizzatrici cambia a seconda dello stadio evolutivo delle imprese di destinazione e dei turisti. Semplicemente raccordo il trasportatore, raccordo l'impresa perché ha al suo interno un suo dipendente che organizza il tour, oppure accompagno. Poi cambia, accolgo turisti italiani o accolgo o mi riorienta verso il mercato dei francesi, tedeschi, inglesi che vengono qua. Cambia perché le risorse sono diverse, e allora in questo caso è utile avere un sistema di gestione. E poi, se parliamo invece di reti, un sistema di gestione, quindi una delle regole condivise, elaborate e condivise, per l'ente che coordina le reti di impresa. Quella pubblicazione che avete nel materiale di riferimento svolge anche alcune considerazioni interessanti per quanto riguarda i costi, non le commento, però siccome entra una nuova risorsa che non viene messa nelle macchine operatrici che vengono utilizzate nell'impresa, ma deve ricevere un trattamento particolare in funzione dei vincoli normativi, magari adesso potete accendere perché altrimenti ci si addormenta, ci possono essere dei costi che cambiano anche in funzione di quanto la visita d'impresa voglio renderla, che cambiano prima di tutto in funzione delle attività che vengono condotte dall'impresa. Quindi, però sempre, ve l'ha detto sicuramente Josep, ve l'avrà anche detto, l'abbiamo visto ieri nel filmato della Landini, ci sono dei momenti in cui si parcheggia un'automobile, c'è una reception, ci sono dei servizi, immancabilmente i turisti hanno necessità di andare ai servizi, e possono esserci altre cose. Ci sono delle misure di security e di safety che possono essere richieste, e poi l'organizzazione. Quindi i costi tradizionalmente nel campo economico si dividono in costi fissi, variabili e poi anche dei costi a gradino. Se ritenete, possiamo parlare di questo, ma credo che non sia forse utile un livello così, potrebbe essere utile con riferimento a dei casi concreti, però bisogna identificare i costi e capire come i costi vengono coperti, cioè farsi un piccolo business plan anche per lo sviluppo della visita d'impresa. Poi stagionalità, in alcuni casi, soprattutto qua, mette in evidenza come per le imprese agricole potrebbe essere molto utile avere dei visitatori, perché quando ci sono delle punte di attività c'è una saturazione dei dipendenti, cioè della manodopera, quando invece non c'è più la fase di punta ci possono essere dei dipendenti. Poi spesso viene risolto con gli stagionali questo, ma poi se c'è dei dipendenti che non hanno completamente la loro capacità produttiva satura, e questi potrebbero simulare delle attività o fare cose. Ci sono anche dei benefici, che sono quelli dei biglietti di ingresso, e vedremo delle visite aziendali che hanno dei biglietti differenziati a seconda non solo del tipo di tour, ma nello Champagne, ad Epernay, ci sono dei biglietti differenziati per le degustazioni che si vogliono fare, quindi per il pregio delle annate o dei vini o degli champagne che vengono proposti. Quindi l'azienda è in relazione con tutti questi attori, ma anche l'azienda che organizza, grazie, mi ero addormentato io stesso, quindi anche l'azienda che organizza tour, o anche l'azienda che si propone, o l'organizzazione che si propone come coordinatore di una rete di imprese, deve dialogare con, diciamo, il governo, o comunque a livello locale, a livello, ma poi con tutti questi altri soggetti, e quindi è un qualcosa di abbastanza divertente e strutturato. Allora, e poi, come vedete, adesso queste le scorro solo più per motivi di tempo, ci sono delle considerazioni sul ruolo e cioè sulle ragioni per le aziende di attrarre turisti industriali, in relazione, qua si parla, e l'abbiamo visto ieri con la Landini, di andare a convincere qualcuno che sia una bella esperienza quella di lavorare presso l'azienda. In alcuni casi si parla di convincere rispetto alla
sostenibilità delle attività che vengono condotte nell'azienda. Faccio riferimento, e poi lo approfondirò nel pomeriggio parlando di esperienze italiane, all'esperienza di Federchimica Porte Aperte 1987, le giornate di Porte Aperte delle aziende che abbiamo visto essere prodotte e proposte in modo strutturale anche da chi organizza visite di imprese in Francia, quindi un'iniziativa che sembra essere gradita. E poi quali possono essere vantaggi in termini di aumento della produttività nelle imprese ospite o anche delle perdite che non vanno trascurate, ma possono essere. Quindi il potenziale di turismo industriale. Quindi quando abbiamo una lista di imprese che riteniamo poter essere più interessanti, possiamo ponderare questa lista di imprese in funzione di prodotti che siano attraenti per i potenziali turisti d'impresa, oppure processi produttivi che siano attraenti, oppure siti che siano attraenti. E quindi può essere, ad esempio, e questo mi serve anche per riconfermare la differenza tra il significato di una certificazione. La Lamborghini fa delle auto stupende, più o meno, insomma, comunque fa delle auto performanti, e la Lamborghini è certificata ISO 50001, cioè è un sistema di gestione per l'energia certificato. Allora, è evidente che una cosa è lo stabilimento, che gestisce in modo oculato ed attento la propria energia, altra cosa è il prodotto, perché tutto si può dire, ma non che una Lamborghini sia attenta dal punto di vista energetico. Però un prodotto che sicuramente è attraente per ragazzini, ma non solo, quindi anche diversamente giovani che sono attratti dalla velocità, dal rumore e dall'innovazione tecnologica, vanno a finire in uno stabilimento che è stato realizzato da architetti famosi con attenzione ai problemi, al tema dell'energia. Quindi ho un sito che diventa attraente, un prodotto che mi attrae, poi magari vedo due Lamborghini, due esposte, però le vedo, e vedo un sito che diventa attraente per come è costruito e per le attività che vi si svolgono. Nella mia pagina di Scoop, che si chiama Visual Technology, ci sono dei video, ci sono 6 o 7 video del processo produttivo delle Ferrari, di una Ferrari 458. È uno spettacolo, perché si svolgono delle attività a partire dal lingotto di alluminio, si arriva ai motori, alle scocche, alle carrozzerie delle Ferrari, sembra di essere una boutique. E quindi c'è un